Cari amici, fedeli ascoltatori di Salute e Benessere, quest'oggi abbiamo confezionato un ciclo di 5 trasmissioni solo per voi nel campo della fisioterapia e della riabilitazione. Oggi parleremo degli ultimi progressi e le innovazioni avvenute negli ultimi 10 anni. Le nostre telecamere sono andate a documentare tutto questo a Corpo 53, un centro all'avanguardia. Il direttore sanitario, il direttore è proprio il professor Raul Saggini, ortopedico e professore ordinario all'Università di Chieti. Per capire quanto è cambiata e come è cambiata la fisioterapia in questi anni con l'utilizzo di tanti strumenti anche nuovi e affascinanti e importanti nelle risoluzioni di traumi particolari, siamo venuti a trovare il professor Raul Saggini nel suo quartier generale di Corpo 53 qui a Firenze. Con lui inizieremo un viaggio perché la fisioterapia è cambiata, professore. Sì, è cambiata in maniera incredibile. È cambiata in maniera incredibile e soprattutto è cambiata negli ultimi 10 anni. È cambiata perché il mondo dell'elettronica ha permesso di potenziare degli strumenti, di creare nuovi strumenti in grado di interagire nel corpo umano, in grado di dare di nuovo benessere, di dare ripristino della funzione motoria, in grado di dare all'uomo la capacità di tornare rapidamente alle proprie occupazioni in buone condizioni, togliendo il dolore. Insomma, è cambiata dando all'essere umano la capacità di tornare bene come prima. Non si può dire questo perché noi dobbiamo dire innanzitutto che non si torna mai guariti, si torna sempre, voglio dire, avendo rimosso il processo di dolore, avendo recuperato le capacità articolari, avendo migliorato il proprio sistema corporeo entro quelle che sono le capacità. Però quello che va sottolineato è che il mondo della fisioterapia, il mondo della riabilitazione è stato stravolto da tutta una serie di innovazioni che ci ha permesso a noi medici della riabilitazione di creare percorsi riabilitativi innovativi, utili, capaci di cambiare la vita radicalmente delle persone che soffrono. Cambiare la vita delle persone che soffrono cosa vuol dire? Per un bambino che nasce ed ha un deficit neonatale e per cui poi ne deriva una spasticità, siamo in grado di permettergli di avere una vita molto molto migliore attraverso ovviamente delle strumentazioni che possediamo oggi e che prima non possedevamo, e quindi siamo in grado di dare a lui ma anche alla sua famiglia una diversa qualità di vita. Ecco, la domanda che giunge spontanea, che molti si staranno facendo da casa, con il cambiamento anche di queste terapie, soprattutto con l'arrivo e l'innovazione di questi macchinari, il corpo come reagisce? Beh, la realtà è che noi siamo riusciti attraverso la creazione, ovviamente è stata una creazione che ha necessitato dell'innesco di studi scientifici di grande sofferenza anche da parte nostra, perché abbiamo dovuto percorrere vie difficili, difficili di comprensione, difficili di realizzazione. Siamo riusciti a interagire positivamente col corpo umano, che tende a rigenerarsi, perché la realtà oggi della riabilitazione, della fisioterapia, è che quando è fatta con questi strumenti noi siamo in grado di non dare una vicariazione di un gesto, di una funzione motoria in qualche maniera, ma noi siamo in grado di supportare il tessuto in modo tale che questo tessuto che è stato lesionato si ripristini con l'arrivo di cellule integre, idonee a funzionare. Cioè oggi noi facciamo rigenerazione, la nostra non è più una medicina di riabilitazione, la nostra è una medicina di riabilitazione e rigenerazione.
e questo è decisivo. Noi faremo un viaggio qui, professore, perché andremo alla scoperta anche di macchinari straordinari. Sì, credo che sarà interessante vedere delle strumentazioni che si possono vedere in pochi posti in Italia e che sono soprattutto si possono vedere, ma soprattutto sono utilizzate al meglio attraverso delle competenze specifiche che derivano da studi scientifici anche internazionali condotti in questi anni e che sono in grado di dare nuove possibilità di recupero funzionale, di recupero organico. Questo è molto importante e così si può lavorare con questi strumenti, si può lavorare dall'organizzazione del movimento dell'uomo, dalla riorganizzazione della postura, dalle lesioni traumatiche, dalle lesioni, voglio dire, dagli esiti chirurgici. Si può lavorare da tutto quello che noi possiamo essere affetti, gli ictati per esempio, le malattie neurodegenerative come il Parkinson, la lombalgia che è cronica e che è endemica e tutti noi ne soffriamo, cioè si può lavorare su tutte queste patologie con dei processi di approccio estremamente innovativi, molto vantaggiosi, estremamente anche più brevi anche nel tempo proprio di applicazione e quindi più capaci di generare in questi soggetti dei recuperi che sono recuperi sorprendenti, ovviamente in rapporto a quelle che sono le caratteristiche dei tessuti, le caratteristiche organiche di ripresa di ognuno di noi, questo è ovvio, però è cambiato il mondo e che mi fa piacere che voi siate venuti qua per vedere come il mondo è cambiato, perché questo mondo è cambiato, noi abbiamo partecipato molto a questo cambiamento e devo dire che il mondo è cambiato in meglio per tutti noi e la riabilitazione quindi è diventato non più un modo di cercare di fare qualcosa, ma un modo di definito di fare qualche cosa di importante, specifico e che dà un risultato, perché quando si sa che si può avere un risultato attraverso un processo riabilitativo, ecco che allora con l'utilizzo di tutte queste tecnologie innovative, tecnologie che voglio dire entrano in quello che è il meccanismo cosiddetto di progetto riabilitativo individuale, che poi è anche normato a livello, voglio dire, ministeriale, noi siamo in grado di cambiare le capacità funzionali di ogni individuo che soffre. E allora inizieremo questo viaggio insieme alla professor Raul Saggini. Amici carissimi, come avete visto l'argomento è molto interessante perché parla di innovazione nel campo della fisioterapia e della riabilitazione. Il mio consiglio quindi è di non perdere i prossimi appuntamenti, questo era il primo, ce ne saranno altri quattro di questo percorso inerente alla salute, questo percorso che Salute e Benessere ha confezionato proprio per voi. E allora il numero in sovraimpressione lo vedete, il nostro numero per contattarci, è davvero tutto, io vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento con Salute e Benessere.